Guerra in Ucraina e migrazioni da Africa e Asia verso l'Italia. C'è molta attualità nei testi narrativi dell'undicesima edizione del premio Spadolini. Matilde Montigiani, del liceo Giovanni da San Giovanni, in provincia di Arezzo, vince con un racconto in prima persona sul conflitto che imperversa nell'est Europa. Superati gli strascichi della pandemia, sono tornate le riflessioni rivolte al futuro, spiega il presidente della fondazione, Nuova Antologia, Cosimo Ceccuti. Menzione speciale per i ragazzi del liceo Michelangelo di Firenze. Il loro lavoro giornalistico non ha tratto spunti dalle vicende che hanno visto i loro compagni al centro delle cronache, il pestaggio di un mese fa fuori dalla scuola e la stessa preside Gaeta, tagliacorto. Penso che la questione si sia chiusa e che le cose si siano normalizzate come è giusto che sia. È stato un episodio di violenza tra studenti. Sul palco del Salone dei 500 c'è infatti anche il ministro Piantedosi a ricordare Giovanni Spadolini, giornalista e politico anticonformista, e chiude il suo intervento proprio con un invito ai giovani a seguirne le tracce. Non assecondare a tutti i costi quello che è il pensiero dominante, avere la capacità e la volontà anche di provare a cambiare il quadro delle idee e, se del caso, a cambiare anche le stesse vostre idee. Sì.